Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il portafoglio ETF fatto in collaborazione con Trendonline. Oggi vedremo l'operatività per domani, martedì 24 giugno, sulla base della chiusura giornaliera delle nostre candele ETF, analisi dei mercati finanziari con indicatori ai Kinashi. Questo ricordo sono i tre indici mondiali e le tre principali materie prime che seguiamo ogni giorno, fornendo indicazioni operative di breve periodo con una batteria, con un gruppo di ETF che seguono questi strumenti con sia inversione long che inversione short, con la possibilità quindi di andare sia al rialzo che al ribasso su questi sottostanti. Questi ticker che seguiamo, quelli nei box in verde e rosso, sono gli strumenti che monitoriamo dal punto di vista grafico. Naturalmente gli altri nella tabella sono quelle leve maggiori, leva 2 e leva 3, che possono essere utilizzati naturalmente per seguire questa operatività con strumenti disponibili su Borsa Italiana. Vediamo subito che cosa è successo oggi. Diciamo subito un inizio di settimana particolarmente negativo, soprattutto per il nostro indice. L'Italia continua la scia negativa che era già iniziata venerdì e perde un ulteriore 1,33%. A pesare sono stati in particolare i bancari inizialmente, che hanno oggi avuto una giornata non particolarmente brillante neanche a livello europeo, e a pesare anche circa 0,3% di dividendi che sono stati staccati questa mattina. Comunque un indice che senz'altro prosegue al ribasso, così come prosegue va al ribasso la Germania, che perde oggi un 0,54% e al momento non tiene la soglia dei 10.000 punti che ha più volte tentato di superare nelle ultime settimane. Dal punto di vista dei dati macro, due quelli più importanti, l'indice PMI europeo che registra un 52,8, quindi un dato ancora superiore ai 50 punti, ma leggermente sotto le attese che erano di 53,5. A pesare in negativo è stata soprattutto la Francia e qua si sta ampliando un po' il divario rispetto all'economia tedesca. Economia tedesca che ha fatto un PMI sostanzialmente in linea con le attese, è decisamente sopra i 50 punti, mentre sotto i 50 punti quello francese. Altro dato macro invece dagli Stati Uniti, che è particolarmente importante, le vendite delle case esistenti, che ha fatto segnale un più 4,9% rispetto al mese precedente, rispetto ad attese che erano del più 2,2%. Lo Standard & Poor's in questo momento alla chiusura dei mercati europei sta leggermente indietreggiando, perde lo 0,17%, ma senza grossa impulsività. Tiene il petrolio che chiude piatto dopo lo strappo rialzista delle giornate precedenti, mentre marcia indietro fa il petrolio in questo momento e prosegue al ribasso il natural gas che perde oggi al momento un altro 1,32%. Vediamo quindi che cosa è successo alle nostre candele, in particolare iniziando dalla nostra posizione sull'indice italiano che naturalmente chiuderemo domani mattina, vedete fa una candela rossa senza code, che va a chiudere sotto la nostra candela di entrata. Al momento la perdita è del 2,2%, che sarà naturalmente, come di consueto, registrata e aggiornata con l'apertura di domani. Non suggerirei al momento di entrare short, anche perché se facendo un'analisi, diciamo, intermarket, andando a guardare gli altri mercati, al momento non c'è una grande coerenza. Vediamo subito il DAX, che fa una piccola candela, con un piccolo corpo, ancora con una coda superiore, per cui non dà al momento un vero e proprio segnale short. Con RSI vedete che si sta adagiando sui 50 punti, da dove potrebbe scattare un rimbalzo. Quindi attendiamo sul DAX, rimaniamo in osservazione, siamo fuori, vedete l'indice in stabilizzazione, l'ETF in stabilizzazione ormai da 2 settimane, in una fascia ristrettissima tra gli 88 e gli 89 euro per questo ETF che ha come ticker EXS1. Più o meno analoga, anzi ancora positiva, la situazione sull'S&P 500, sul mercato principale americano, che qua vedete seguiamo con l'ETF SPX. Oggi c'è un leggero rintracciamento, ma molto leggero, in chiusura, e vedete questo produce ancora addirittura una piccola candela verde. Non ci sono quindi, a mio avviso, ancora segnali di short sui mercati. Vedete, nonostante abbiamo raggiunto delle soglie di ipercomprato, ma il segnale evidentemente ancora non c'è. Vediamo se domani andrà eventualmente a formarsi. Per cui chiudiamo comunque l'operatività sul nostro indice, naturalmente in stop loss, e rimaniamo sui mercati azionari, quindi complessivamente in osservazione.
Passiamo alle materie prime, iniziando dall'oro, qua siamo in posizione long, oggi non c'è stato movimento, i prezzi hanno indietreggiato in giornata, sono andati a coprire, diciamo, un gap sulle candele tradizionali e questo ha prodotto comunque una candela verde. La chiusura è analoga a quella della giornata di venerdì, per cui siamo ancora a più 4%, naturalmente al momento manteniamo questa posizione rialzista sull'oro. Ricordo il ticker che segue l'oro al rialzo, l'ETF che segue l'oro al rialzo. È bull. Passando al natural gas che fa una candela rossa, quindi ulteriore ribasso oggi abbastanza profondo, abbiamo visto in apertura per il natural gas e quindi la nostra posizione al momento va nella giusta direzione, siamo entrati stamattina e oggi ha fatto più 1,2% che già possiamo cominciare a registrare. Vedete candela verde anche abbastanza lunga, senza code, che sembra al momento essere abbastanza promettente. Qua chiaramente le prime resistenze grafiche sono evidenti, sono in area 160, ma siamo ancora abbastanza lontani, per cui proviamo naturalmente a mantenere questa posizione. Ricordo il ticker SNGA che segue al ribasso il natural gas. Finiamo col petrolio, il petrolio oggi ha leggermente ritracciato, ma dopo aver fatto un nuovo massimo relativo, vedete, questo comunque per il momento ha prodotto un'ulteriore candela verde, vedete gli indicatori, gli oscillatori, l'RSI sta indietreggiando nonostante questo nuovo massimo, per cui questo può essere propedeutico di una fase ribassista. Per il momento comunque il segnale rosso che noi aspettiamo ancora non c'è. Andiamo a vedere sulla versione short se ci dà qualche informazione aggiuntiva. Questo naturalmente è l'ETF che lo segue al rialzo, il crude. Andiamo a vedere se la versione short ci dà qualche informazione aggiuntiva. Vedete, i prezzi si stanno stabilizzando, ma c'è ancora qua una candela rossa, quindi per il momento non vi è un segnale di inversione neanche sullo strumento che va al contrario, diciamo, sul soil. Per cui sul petrolio al momento il suggerimento è di rimanere in osservazione, siamo evidentemente su delle resistenze importanti, l'abbiamo già visto nelle giornate precedenti, sono resistenze di medio periodo, da questo livello di prezzo generalmente si è cominciato a scendere, ma disciplinatamente il suggerimento è sempre comunque aspettare un segnale che al momento è inesistente, per cui rimaniamo in osservazione anche sul petrolio. Anche per oggi quindi è tutto con la nostra veloce analisi sulle candele Kinashi, andiamo quindi a vedere la nostra operatività, siamo quindi abbastanza liquidi, diciamo, perché siamo usciti, diciamo, sul long sull'Italia, chiuderemo naturalmente domattina in apertura, quindi aggiorneremo la posizione, attualmente valeva poco più del 2% in ribasso. Manteniamo l'oro che ci sta per il momento dando un più 4% e è partito bene lo short sul natural gas che al momento è a più 1,2%. Quindi manteniamo queste due posizioni per il momento, rimaniamo in osservazione e attendiamo naturalmente la possibilità di nuovi segnali nelle prossime giornate. Ricordo naturalmente la possibilità di abbonarsi al portafoglio ETF di medio-lungo periodo, tutte le informazioni le potete trovare sul sito di Trend Online all'interno della sezione Premium. Vi lascio come di consueto ai miei contatti, sia posta che Skype, e vi ringrazio naturalmente per l'attenzione e vi auguro una buona serata. A presto!